Allora Danilo Alessandro con gli integratori di fine partita una gioia immensa, è arrivato anche tra l'altro il diciottesimo gol, un pomeriggio indimenticabile. Sì sì, ma al di là del diciottesimo gol era importante portare a casa questa promozione che l'abbiamo voluta tutto l'anno, l'abbiamo sofferto anche se, se tutti dicevano che dovevamo vincere un mese, due mesi prima della fine del campionato, sì. ma è stato bello così, dai. Non hai saltato una partita, le hai giocate tutte, grande condizione atletica, ma soprattutto l'ingranaggio Angelini-Ricciardo è stato decisivo. Tu che insomma eh, sei sempre stato un ragazzo molto sensibile, no? a volte nella tua carriera avresti potuto certamente fare di più. Sì, sì, potevo, potevo fare di più. Antognoli mi dice che sono un testa di c***o, posso dire, dire, dire di tu? Di però non mi interessa, io sono venuto qua per vincere. Eh, è stato bravo il mister, lui ha creato un gruppo fantastico. Se, se siamo arrivati fino a questo punto è eh, merito, merito suo, perché creare un gruppo così da zero non era facile, lui, lui è stato bravissimo a crearlo. Ha giocato in diverse piazze calde, però 900 tifosi, più di 1000, anzi, vedendo anche la tribuna in uno stadio così piccolo, 8500 abbonati quasi, insomma, che, che stagione è stata anche da questo punto di vista? Ma, ma noi non, era, cioè, non, non scopriamo oggi noi tifosi del Cesena, è tutto l'anno che giochiamo in casa anche quando giocavamo fuori casa. Noi avevamo la responsabilità di, di una città intera perché sapevamo che dall'inizio, da quando ho firmato, che, che, che dovevamo salire subito quest'anno, quindi è stata dura, però ce l'abbiamo fatta.